Salve, sono Francesco De Carlo e oggi voglio raccontarvi come nasce Data Comedy Show, il programma che dà i numeri veri, veri. Dovete indovinare a cosa si riferisce questa classifica. Come si chiama la bancarotta per uno Stato? Era il lontano 2018, l'Italia si preparava al Natale e insieme a un gruppo di amici, comici e autori abbiamo creato questo format in cui si gioca con delle statistiche. Questa percentuale, che cosa si riferisce? La percentuale esatta di amore all'interno di pane, amore e fantasia. L'Istat non se lo lascia scappare e invita Francesco De Carlo e Francesco Lancia al Festival della Statistica di Treviso per vedere se questo format funziona anche in una kermesse dove è la statistica ufficiale a fare da padrona. E funziona! Così nasce l'idea di portare Data Comedy Show su Rai 2. La Rai c'è l'Istat, manca solo una cosa: i comici. Pronto? Ciao Fra. Ciao, ti disturbo? No, figurati. Senti, ma tu che fai a novembre? T'avevo raccontato che stavo per scrivere quel romanzo. No, perché sto mettendo su un cast di comici per un nuovo programma. Dimmi al volo. Ma giochiamo con i dati, con le statistiche, con le percentuali. Ce le fornisce l'Istat. Ma che dobbiamo fare? Vi faccio le domande e voi dovete rispondere. Ok. Data Comedy Show, il 100% dei miei comici preferiti. Ed è così che finalmente, a novembre 2021, sbarchiamo su Rai 2. Buonasera, buonasera e benvenuti a Data Comedy Show, il programma che dà i numeri. Bene. Numero di motorini rubati in Italia. La mucca, quando viene munta, che pensa? Ma io non sto programma, non lo so fare. Allora, quella è la lunghezza del nome. Non ho capito il gioco. Sono quattro lettere. Attenzione, no, Federica. Alce. I tutorial. Mi ha chiesto 60 euro pure in nero. L'esame me lo deve fare lei, hai capito? Perché io a te manno dalla finanza. Ma qui le guardie giurate sono brave. Cioè, io ho 8 matrimoni alle spalle. Sì, ma erano tutti errori burocratici. Segnavano il nome sbagliato, era un altro. Ma chi ti sei sposato? Poi... Io pago solo alimenti a donne che non ho mai conosciuto. Faccio la donna. No, l'uomo. No, ho capito, Carmine. Faccio la donna. Non volevo. Faccio la donna. Non volevo. A Data Comedy Show si gioca con i dati ufficiali, certificati Istat. L'Istat dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei tu. Abbiamo un dato del censimento permanente della popolazione che ci dice che gli stranieri sono l'8,4% della popolazione in Italia. 8 puntate del primo format di comicità statisticamente corretta. C'è qualcosa in Italia, e il dato si riferisce proprio a questo, che sia gli uomini e le donne lo fanno, però gli uomini lo fanno più delle donne. Gli uomini in Italia, secondo i dati Istat del 2000 e non ricordo quando, bevono il doppio, quasi il doppio della birra delle donne. Risposta esatta! O quasi. Quando c'è censimento è l'Istat, scusate. Non c'è mai pentimento. Quando c'è censimento. A proposito, fammi ricordare che è in corso il censimento, proprio gli ultimi giorni sono rimasti, il censimento dell'Istat. Se siete nel campione, mi raccomando, rispondete a queste domande online, perché il questionario è importante anche per noi, perché almeno ci abbiamo i giochi per giocare qui a Data Comedy Show. Perché in fondo la vita è una questione di statistica, la maggioranza fa ginnastica, anche se a te non ti va, puoi stare sopra il divano invece di fare flank. Quindi vi aspetto tutti martedì in seconda serata su Rai 2 per giocare insieme a tanti comici e magari imparare qualcosa di più del paese in cui viviamo. Data Comedy Show su Rai 2.